Signori! Scusate, mi era partito un... Signori, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Vi invito, qualora voi vogliate, a lasciare un bel pollicione in su al video. Vi ricordo, codice creatore Ciccio Gamer 89 se mi volete supportare su tutti i giochi Supercell. E vi ricordo che ho anche lo store di carte collezionabili www.cicciogamer89tcg.it. Con il codice CiccioGamer89 otterrete sempre il 5% di sconto su tutti gli articoli sul sito, tranne che sulle mystery box. Quindi mi raccomando, ovviamente tutti gli ordini avranno una mia carta autografata. Ragazzi, io con la pirotecnica ci sto giocando e mi trovo molto bene. Vi ricordo che in questo momento sono live sul primo canale, a breve le live le trasferiremo sul secondo canale. E se siete in live in questo momento e state vedendo questo video, lasciate un commentino con scritto Big Bubble. Ok, andiamo avanti. Forza, 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 forza. Giriamo questa, secondo me sì. Secondo me sì. Con calma, non riusciremo a hittare assolutamente. Forse sì. No, perché se la vedo brutta. La vedo orribile. Ve lo posso dire? O non ve lo posso dire? Perché io il Baby Dragon non so come toglierlo. Il Baby Dragon. E ciao Luca che vai. Questo è mastino lavico. Facciamo così, perché se c'hai barbari. Allora facciamo così, che secondo me ha senso. Secondo me sì. Una hit anche mi andrebbe bene. Sentite, che facciamo? Facciamo così. Non ci sono riuscito, vero? Potrei bestemmiare fortissimo. Ragazzi, sapete che significa questo, sì? Sapete che significa questo, sì? Raga, è totally counter. Ciao, Giorgi. È totally counter. Baby Dragon, ho difficoltà a toglierlo. La cimitero praticamente mi spazza via. E la mia pirotecnica, ma la posso mettere per cappello. Benissimo! Ciao Arminia, benissimo! Benissimo, benissimo. Ma vado a raccontare. Faccio diri 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 diri. Cioè non faccio niente, ragazzi. Faccio niente, raga. Faccio niente, ragazzi. Come risolvo sta situa? Perché voi potrete pensare, oh mio Dio, questo i danni che ha fatto. No, regalo, lo vedete anche da soli. Oddio, però, fermi un attimo, che qui magari un paio di cazzotti l'ha presi forte, l'opponente, eh. Fermi, 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 fermi. Di nuovo abilità, che secondo me è fortissima. Facciamo così. Speriamo di non aver voluto troppo, perché può essere. Attacchiamo sul centrale, ovviamente, perché lui è la cimitero, ve lo ricordo. Godo. Che peccato, però, raga. Che peccato. Me dai un'altra due botte? No, me ne ha data una. Me la collo una botta a frecce. Lui mi potrebbe tirare. Esatto, in qualsiasi momento. Lui ha veleno, ve lo ricordate, eh? Ve lo ricordate che lui ha veleno? Però me la sto gestendo bene. Calmi un attimo. Bene, veleno. Lui ha struttura. Sapete che non me lo ricordo minimamente? Sì. Va bene, fireball, 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 fireball.
Ragazzi. 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 Attentato ai 9000 moschettieri. Questa è stata una rimonta apocalittica, è vero, Ethan? Veramente una rimonta apocalittica. Let's go con la prossima. Stiamo giocando bene. Grazie, Giorgio. È vero, stiamo giocando bene. Ciao, Stormier. Panocia. Stiamo contro Panocia, raga. E fai, te ne privi di sta contro Panocia. Andiamo qua. Bello però, mi piace. Ci sta, ci sta, ci sta, Mirky. Tieni, tieni, tieni. Ok, mi fa diventare... Ok, per fortuna uno solo, eh. Allora, perché me lo accollo? Perché qualche dannino... che trottola. La Valkyrie è difficile da gestire. Allora vediamo se non ho sbagliato, eh. Lo scopriremo subito, ragazzi. Ok, 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 ok. Me la accollo, me la accollo, me la accollo. Difficilissima. Difficilissima. Non impossibile. Non impossibile, ma davvero difficile. Forse pirotecnica io la dovevo mandare dietro, sapete? Goblin Gage. Sì, sì, vai. Stiamo contro Panocia, raga. Ok, questo errore vuol dire comunque lui ce l'ha Evo, quella carta là. C'è la Valchiria. La Valchiria ce l'ha Evo, quindi dobbiamo giocare intorno a Valchiria Evo, no? Quindi con il pescatore. Dobbiamo essere bravi. Lui sicuramente mi tirerà di nuovo un miner. Ah! Andiamo sempre sulla stessa lane. Dai, vediamo che cosa succede. Vediamo. Poveraccio me. Già. Poveraccio me, raga. Questa era difficile. Questa era difficile. Peccato. Lui ha giocato bene. Però difficilissima. Ha tirato bene forse l'incantesimo Goblin. Forse. Ma non è proprio detto. Però peccato. Non pensavo di giocarla male. Che cavolo ho giocato male? Non lo so. Va bene. Passiamo avanti. È inutile perderci d'animo. Mi sarebbe stata molto utile la struttura, ovviamente, ma la struttura non ce l'ho. L'unica cosa che mi viene in mente è di fare questo. Esatto, e di avere un minimo di attacco sulla sinistra. Ovviamente noi facciamo così. Esatto, perché un paio... No, neanche. Neanche. È vero, ha vinto Pannocia, raga. Ha vinto Pannocia. Ha senso quello che ha fatto? Perché secondo me no. Però ormai è andata. Cioè non è che... Secondo me ha senso questa nel momento in cui lui non ha una tronco. Fireball. Allora. Stiamo calmi. Le frecce le devo tenere per l'orda. La partita è fattibile.
difficilissima, perché è difficilissima. È la seconda volta che trovo un miner di fila. Questa cosa un po' mi triggera. Lui ha il mini pecca. Ok, vediamo che cosa riesco a fare più che altro. Perché se riesco a prendere il mini pecca, che miseria ragazzi. Io capisco tutto, pannocia, non pannocia. Cioè io vi voglio bene, però diventa complicato così giocare. Mo abbiate la pazienza nel cuore. Proveremo di nuovo, proveremo di nuovo, proveremo di nuovo. Secondo me sarà più o meno una tower trade. Il problema davvero grande in questo momento... Potevo giocarla meglio, sicuramente. Sicuramente potevo giocarla meglio. Fatemi fa così, perché lo so che lui è i barbari, regà. Eh no, però che sfiga. Ok, io lo so che lui è i barbari. Non mi pare sto grande problema, eh. Anzi, qui abbiamo stragiocato bene noi. Ma benissimo. Un attimo, ragazzi, perché qui posso perdere in un secondo e mezzo. Non sto scherzando. Non posso usare le frecce. Se uso le frecce, io sono morto. Eh no! Lui ha... Però non è un problema perché lui sta giocando male. Cioè, a lui l'ho rincoglionito completamente, ragazzi. Non credo che frecce... Ah, 2,70... Sì, invece sì. Giorgi, ma sono d'accordo. Ha tirato delle sfere infuocate. O perché sei un attimo rincitrullito lui, non ne ho idea. Non ha giocato benissimo. Beh, l'Anonymous non ha giocato benissimo, regà. Non ha giocato benissimo. Beh sì, Gennaro, un po' di esperienza ce l'ho su sto gioco qua. Dai, riusciamo a arrivare. Due partite, Lega Campione 7. Dai, regà. Subito un bel pollicione in su, subito codice creatore Ciccio Gamer 89 se ancora non l'avete fatto. Mi sembra impossibile provare a vincere due partite di fila, eh. Due partite di fila. Non lo so, eh. Ok, lui è un problema. Lui è un problema, ma non lo dico io, eh. Frecce, dai, qualcos'altro. Me le accollo tutte. Me le accollo tutte, raga. Ce le ha tutte l'opponente. Facciamo così. Oh! Ah! Mamma mia che male, raga. Raga, è incredibilmente brutta questa situazione. Raga, mi porgo una domanda. Come la vinco sta partita? Secondo voi come la vinco? Cioè, è fattibile vincerla? Bowler pecca, regà. Lui ha le frecce, ve lo ricordo, eh. Allora, parliamoci chiaro. Sì, qualche danno lo sto facendo. Va bene tutto. Però...
Allora, se io gioco adesso il gigante Royale, lui ha il Pekka. Però lo potrei... Ma no, me devo fare i cazzi, mia mia. Hai giocato bene, sta tranquillo. Allora, a sto punto lui deve intervenire, no? Noi giochiamo questo. Qualche danno l'abbiamo fatto. Il bowler è un problema. Giriamo gli scaricuccioli. Gli tiriamo una bella pirotecnica in testa a sto coglione. Va. A me serviva tirargli sotto la torre, ragazzi, ovviamente. Non è un problema. Giocata sbagliata da parte dell'opponent. E arcieri li togliamo. Pekka me l'accollo. Facciamo così. Io farei di questo. Devo danneggiargli la torre, ragazzi. Ok. Facciamo così. Raga, scusate se non vi parlo, ma... Raga, tostissima! Che merda. Lo so, raga, la devo rischiare, porca troia, perché c'ho Fireball frecce, no? 2,74... Let's go! Let's go! Benissimo! Frecce Fireball. Tanta roba, raga. Sono già due partite che vinco con la combo frecce Fireball. E questa non era così semplice. Pescatore, una roba pazzesca. Ultima partita. Forse. È vero, Andrea, i danni di pirotecnica in torre sono stati perfetti. Quindi, anzi, neanche vi posso dire di giocare così male la pirotecnica per... Che palle. Facciamo così, va. Cominciamo a farci un po' di dannini. Tanto quella purtroppo, esatto, me la toglie. Ma lo sapevamo, no? Ok, mi prendo giusto dei dannetti a destra. Niente di esagerato, però lui mi ha fatto danni. Raga, non lo so, questo gradino dorato me lo farà sognare, ragazzi. Ci può stare. In realtà sia la mia e sia la... Cioè, in realtà la mia giocata mi piace. Ora però... Ok. Facciamo così. Non credo che lui si aspettasse una roba del genere, o sbaglio? Ok, un colpetto l'ha dato, però io non posso prendere... Ah, forse non prendevo danni, sapete? Vedete, questa per esempio è una giocata super errata. Super. E mi merito di perdere, raga. Cioè, io questa partita me la merito di perdere. Non c'è niente da... Cioè, questa l'ho proprio giocata. Bella, Sara. No, questa l'ho giocata male, ragazzi. È una partita difficile... È una partita difficile. Dovevo essere bravo a non errare su diverse cose che purtroppo non sono andate bene. La trovo enormemente difficile questa situazione. Enormemente, ragazzi. Come faccio?
Purtroppo no, ragazzi. Non è stata male. Però ho sbagliato quella robetta che mi ha massacrato, raga. Guarda, raga, veramente per poco, 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 poco. Mi voglio dare un'altra possibilità perché potevo giocare meglio. Era fattibile. Era fattibile. Ho sbagliato una roba. Porca miseria. Ero sotto stress, tra virgolette, no? E cavolo, ho sbagliato una roba. Oh, ma che fastidietto. Allora, con il fatto che ho questo deck, non mi spaventa più di troppo la situazione. Certo, dobbiamo vedere, eh. Devo vedere. Ecco zio, ragazzi, mi ha counterato completamente. Che devo fare? Raga, mi ha counterato completamente. Grande gioco. Raga, completamente counterato. Sto pensando a che fare, raga, ma secondo me ma devo prendere Undercooler e basta. Raga, sappiate che se state vedendo il video, sapete perfettamente che questo parte il rage. Lo sapete, eh? Lo sapete che qui sta partendo la roba brutta, che il video già dura 22 minuti. È capace che diventa un XXL, ma proprio senza preavviso. Lo sapete. Pipistrellini ci sta per abusare della mia torre, poverina. Ci sta. Secondo me ci può stare. Secondo me ci sta. Cioè, io non voglio dire, ma ci sta da Dio tutto quello che è successo, ragazzi. Perfetto. Ho un ottimo attacco in realtà, Raga, un attacco veramente forte. Ok. Sì e no. Tirami i pipistrellini se hai coraggio. Me la collo tutta. Ma tutta, raga. Ma meglio di così? Alex, il pacuro, ti sei ordinato Burger King a 18? Beh, ci sta. Ai 18 e 16, ci sta. Giocata pessima. Pessima, pessima, pessima. Vabbè. Questo dice, vabbè, tanto c'è il cannoniere là. Dice, mo me ne approfitto. Ma... che vedevo di... questo lo tanchiamo così. Non so lui che cosa si possa inventare, Dico la verità, non ho idea dell'opponente di che cosa si possa inventare. Cioè, non... Le sta sbagliando tutte. E secondo me devi essere anche bravo a sbagliarle tutte così. Oh, devi essere bravo. Devi essere veramente bravo. Raga, occhio. 9000 moschettieri, io ve lo dico, Occhio, no joke. Ho notato che il mini pack lo uso davvero poco con questo deck qua, È il tuo momento, mini pack, vai. Ragazzi, questo non ci ha capito niente. Raga, questo non ci ha capito niente. Zero. Gradino d'oro qua non mi sta bene. Cioè, oddio, mi sta bene il gradino d'oro. Se vinco questa, continuo il video. Siamo già a 24 minuti, raga. Mi raccomando, un bel pollicione in su. E codice creatore ciccio che 89,
Bomba bomba bombarolo, bomba bombarolo. Ammetto di non aver assolutamente difeso come andava difeso. Però non credo di potercela fare qua. Mi dispiace darvi questa bruttissima notizia. Questo non c'era bisogno da parte dell'opponent. E questa partita, ragazzi, è un KO tremendo. Anche perché ho di nuovo contro bomba, torre bombardiera. Valchiriona mi dà problemi. Proviamo un mini pecca di là, cattivissimo. Ma un bad mini pecca. E diciamo che comunque l'opponent ce l'ha la roba, eh. Io non voglio dire, non voglio rompere i coglioni come sempre. Ragazzi, questa partita non si può vincere. Va bene! Ragazzi, è arrivato il momento di fermarsi, perché sennò si entra in rage. Non si può vincere questa partita. Non si può vincere questa partita, è impossibile. Beh, forse è impossibile no, ma il livello di disparità tra me e l'opponent dovrebbe essere gigante, ragazzi. Non si può vincere questa qua. Raga, vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Al vostro CiccioCamero89. Anche perché vedete che ho trovato uno che probabilmente ha la mamma di un altro pianeta. Bella.